Chiamiamo il vicepresidente del Senato, no? Gasparri, il senatore Gasparri, che è un altro, diciamo, degli amici e dei riferimenti di FIAIP. Eccolo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e ovviamente voglio intanto farvi gli auguri per questi 40 anni e poi, ecco, in un saluto che non vuole essere lungo, rendere omaggio alla vostra professionalità. Io mi auguro che quel percorso legislativo che il Presidente Righi ci ha incoraggiato ad affrontare, che al Senato abbiamo superato positivamente e che è incagliato alla Camera, si concluda per combattere l'abusivismo e difendere la professionalità. Io sono onorato di avere promosso in Parlamento questa iniziativa legislativa e sappiamo come questo sia uno dei temi principali che deve tutelare il mercato, deve tutelare gli acquirenti, deve tutelare il risparmio, perché la casa, gli immobili sono un po' il simbolo dell'investimento del risparmio e quindi tutelare la professionalità di chi agisce nel mondo immobiliare è anche un modo per attuare, si parla tanto di Costituzione in questi giorni, ma non ne parlerò perché non è questa la sede, l'articolo 47 della Costituzione che non è coinvolto dalle discussioni in atto tutela il risparmio. Credo che abbia fatto anche bene, e nel salutare Righi, tutti voi, tutti gli associati a FIAIP, per ricordare i tanti incontri, la collaborazione proficua, il reciproco sostegno nel campo parlamentare, associativo. Nel dibattito voglio anche dire che è giusto anche sottolineare che sono alcune banche, come ha detto prima il presidente Sforza Fogliani, che fanno una concorrenza impropria. Non sono tutte, sono alcune grandi banche che farebbero meglio a tutelare i risparmiatori con più attenzione che fare concorrenza a chi opera nel mondo dell'immobiliare. Di cose da fare, alcune grandi banche ce ne hanno tante, però non sono tutte, ci sono quelle che rispettano i territori e le persone. Credo che anche sotto il profilo del mercato, prima il presidente Catricalà spezzava un po' così qualche lancia e dava qualche segnale di ottimismo. C'è stato sicuramente un po', diciamo, di aumento dei volumi delle compravendite, che però riguardano soprattutto le prime case, operazioni casomai che da anni erano in corso, ma in realtà poi i valori sono ancora molto depressi. Quindi resta un altro obiettivo importante, quello di una maggiore equità fiscale. Ricordava prima Pancani che abbiamo evitato per poco in queste ore una nuova tassa, perché unificando alcuni tributi si sarebbe aumentata un'aliquota da una percentuale a un'altra. La pronta ribellione di tanti, sicuramente della FIAIP, la denuncia tempestiva che il presidente anche della Confedilizia e di altre associazioni hanno lanciato, ha evitato questo. Ma la casa, gli immobili sono gravati da una vera e propria patrimoniale. Liberare questo patrimonio da un eccesso di pressione fiscale è un altro obiettivo che dobbiamo raggiungere. Speriamo di non dover impiegarci 40 anni, ma di fare molto prima. Auguri a tutti alla FIAIP e grazie anche a voi per il vostro contributo su tutti i territori. Grazie. Maurizio, grazie. Grazie. Vicepresidente del Senato, c'è Maurizio. Grazie.